alcune bellezze toccano fuori d'Italia un grado più estremo. Immensi fiumi, immensi laghi, foreste, ghiacci, pianure, fioriture lussureggianti, scogliere drammatiche. La specialità dell'Italia è che tutte queste bellezze diverse e contrastanti, le quali si dispiegano ad una sulla superficie terrestre, vi sono rappresentate in un compendio che, come un prisma, riflette in breve spazio nelle sue molte facce tutto il resto del mondo. Si direbbe che una divinità capricciosa, dopo aver frantumato il mondo, ne abbia radunato qui, scegliendoli da ogni parte, i lucenti frammenti. Tanti elementi eterogenei però sono in Italia dosati, equilibrati, armonizzati insieme con la stessa cura con cui un artista armonizza le diverse influenze e le annotazioni dal vero. La stessa natura, perciò, nasce come un'opera d'arte e sembra obbedire a una regola di composizione artistica. Si presenta già composta in paesaggio. La lunga opera dell'uomo ha reso questa associazione di arte e di natura ancora più stretta. E qui intendo per arte tutto ciò che l'uomo ha fatto, da una cattedrale a una coltivazione. Una natura che è già arte per sé e l'arte sovrapposta dall'opera umana non si distinguono in Italia. Anche l'arte è paesaggio, ovunque, e in modo inseparabile. Il paesaggio italiano è stato riprodotto da così tanti artisti che ormai c'è impossibile separare ciò che vediamo con i nostri occhi e con i loro. La campagna veneta è fatta di tanti quadri di Tiziano o del Veronese, la campagna toscana di tanti Paolo Uccello o Piero della Francesca. Non esiste in Italia uno spazio che l'uomo non abbia già acquisito e introdotto nei suoi ricordi prima ancora di averlo visto e dal quale perciò l'uomo non ci venga incontro. Non esiste un'altura anonima. Tutto è umanizzato, tutto ha un nome, e il nome si collega a un evento storico, a una leggenda, a un mito. A questo si deve se il popolo italiano è imbevuto d'arte anche più degli altri popoli europei, tutti imbevuti d'arte. La strada e la piazza italiana sono teatri e tutti attori di se stessi.